Ciao ed eccoci qui per un video Key Get Ready With Me Strong. Questa volta vi dico già che utilizzerò la palettina di Anarchy Glam, questa qui, che sarebbero queste le colorazioni di questa palettina. Però prima di iniziare con gli occhi vi faccio vedere cosa ho già messo. Allora, ho già messo crema viso e contorno occhi, questo qui della Kids, questo è il contorno occhi all'avocado e questa crema qui Super Multi Corrective Cream. Poi sono passata al fondotinta, il fondotinta ho messo fondotinta e correttore. Prima ho detto contorno occhi o correttore di questo, non me ne ricordo. Comunque questo è il contorno occhi di Kids, quello all'avocado, fondotinta e correttore. Ho messo prodotti di IT Cosmetics. Allora, nella colorazione light il fondotinta e nella colorazione 13 light natural il Bye Bye Underay come correttore. Poi sono passata alla cipria, ho utilizzato questa qui di Huda nella colorazione Pancake. Sopracciglia le ho un attimo ripassate con questa matita di Urban Decay, la Brown Blending, e per finire come contouring ho utilizzato sempre i prodotti di Moolak, sia la palette per le terre, diciamo per scolpire, ho utilizzato questa terra, questo illuminante, e per finire ho messo il blush, che ho messo questa colorazione della palettona di blush. Un altro prodotto che ho già messo è stato il primer occhi e ho messo questo prodottino qui, nuova uscita di Moolak, che è uscito insieme alla palette Anarchy Glam, è uscito anche il primer occhi. Allora, ho messo anche il primer occhi, questo qui di Moolak. Allora, iniziamo con questa palette. Primo colore metto questo qui, So What, questo qui che è il colore più chiaro e opaco. Lo inizio a mettere qui nell'arcata sopraccigliare. Come vedete, rispetto a dove non l'ho messo, si nota perché è un po' schiarito il tutto. Metto anche nell'altro occhio. Come piega con questo colore qui, che se lo inquadra si chiama questo qui. Si sfuma bene come prodotto, io ne ho già preso due volte come prendere il prodotto sulla ciallina, ho fatto già due volte. Però vedo che si sfuma bene perché vedete anche tra i due colori, quello chiaro e questo qui, vedete qui in mezzo c'è una sfumatura che a me piace ed esce quasi da sola perché in fin dei conti non ci sono stata proprio sopra a sfumare, ma si è praticamente sfumato da solo. Ha quasi tutta palpebra mobile, mentre metto questa colorazione Ripple, che iniziamo con i luminosi. Ci faccio vari strati in base al tipo di colore che voglio vedermi. E
e lo porto quasi alla fine della palpebra mobile. Proprio esterna esterna dell'occhio metto Fieri, lo metto proprio qui nella parte esterna giusto per intensificare questo angolino. Chiudo, metto la palpebra anche in posizione normale, vedete che passo sopra le rughettine giusto per far uscire un po' anche questa colorazione. Con le dita prendo la colorazione hologram, questa qui, la prendo proprio così con le dita, questa sarebbe la colorazione, e la metto al centro. Che ha quei riflessini un po' violacei. Violaci tinta ghiaccio, adesso non so se possa notare, qui vedete al centro che l'ho messo, qui mi manca, però avevo provato a fare questa prova sulla mano facendo questo abbinamento e mi era piaciuto perché venivano fuori questi riflessi tinta ghiaccio, diciamo. Nella parte sottostante continuo con lo stesso colore di prima, questo qui, Fieri. Prendo un pennellino a penna e aggiungo colore proprio qui nell'angolino per fare una riga più continuativa. Nell'angolino qui interno ci vado di I Don't Care, questa colorazione. Sempre della stessa collezione prendo le matite che hanno fatto, ne hanno fatto due, una marrone e una nera. Io prendo quella marrone, però come vedete è un marrone abbastanza scuro, e ci faccio tutto il contorno. Come vedete sono matite che scrivono anche subito, per cui si va anche bene ad usarle. Sto tentando con una mano sola di farvi vedere più o meno come la metto, poi fuori videocamera ripasso il tutto e insisto qui nell'angolino giusto per fare l'angolino bello scuretto, e più o meno questo sarebbe il risultato tra un occhio che l'ho più o meno fatto e questo che lo devo ancora fare. Adesso quest'occhio lo ripasso da fuori videocamera perché vado meglio. Come mascara ci vado di Super Hero di IT Cosmetics e questo sarebbe lo scovolino. E qui si abbonda a piacimento di quanto mascara si vuole mettere. Io vedete per il momento ho messo questo e la differenza tra un occhio messo e uno no si nota.
con la punta passo anche le ciglia inferiori. E questo si potrebbe considerare già un risultato che mi piace con l'effetto di mascara così. Ed ecco qui il risultato con questi occhi più elaborati con questa palette nuova di Mulac, che questo sarebbe il risultato che a me, vi devo dire, mi sta molto piacendo. Non so se riesco a percepire l'effetto olografico qui al centro, però era nelle mie intenzioni di fare così. Come rossetto ho sempre messo un rossetto di Mulac e ho messo la colorazione Momster, questi qui, che non mi ricordo più se fosse uscito con una collezione, mi sembra di sì. Questa dovrebbe essere uscito con la collezione MILF, se non ricordo male. Comunque questo sarebbe il rossetto che ho messo in stick, perché li preferisco rispetto a quelli liquidi, perché quelli liquidi tendono a seccarmi di più le labbra, mentre questi stick le labbra mi rimangono più morbide. Comunque questo sarebbe il risultato conclusivo di questo look. Vi devo dire, niente male, sono quei look eleganti che mi piace vedere questo effetto sugli occhi. Ok, dopo avervi fatto vedere anche questo look occhi con questa palette di Mulac, a me non resta che salutarvi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!